E si rinnova in Basilicata a Tursi, nella ridente collina materana, il premio Rabatana. E noi siamo in compagnia del primo cittadino, Salvatore Cosma. Sindaco, un premio che ha una mission ben precisa. Quale? Assolutamente sì, la nostra sfida continua con il premio Rabatana. Essendo stati candidati a patrimonio dell'UNESCO, non dobbiamo fermarci, dobbiamo crederci fino in fondo attraverso, voglio dire, la premiazione di personaggi illustri che hanno fatto della nostra città una città a fiore all'occhiello, e noi, diciamo, amministratori abbiamo la responsabilità e il dovere di renderla ancora più bella e metterla al centro, diciamo, del mondo. Gli ospiti di tutto rispetto e anche l'assegnazione di alcuni premi importanti, uno alla memoria del compianto giornalista Rocco Brancati, ma anche questa sera conferirete una cittadinanza onoraria. Sì, ricordiamo il nostro cittadino onorario Rocco Brancati, che tanto ha dato alla nostra città, meritando chiaramente la cittadinanza onoraria, la vicepresidenza del Parco Letterario, perché veramente l'impegno suo è stato, e la passione che ha messo per la nostra città è stata tanta, e quindi nonostante lui non è fra noi, noi lo dobbiamo tenere sempre vivo, perché lo merita Rocco Brancati, e noi, diciamo, dobbiamo portarlo avanti fino in fondo. E poi sì, conferiamo la cittadinanza onoraria al professor Serra, è già stata fatta la delibera di giunta circa 8 mesi fa, e oggi la ufficializziamo davanti a tutta la cittadinanza, perché vogliamo che i cittadini debbano conoscere i nostri cittadini onorari, che sono coloro che poi danno lustro alla nostra comunità attraverso la loro professione. E il professor Serra è uno che conosce molto la lingua araba, essendo professore esimio, e in più, voglio dire, il connubio tra l'arabo e l'europeo. Città di Tursi, seconda edizione Premio Rabatana, conferimento cittadinanza onoraria al professor Luigi Serra, per aver instaurato un rapporto con la città di Tursi, dando lustro alla stessa, favorendo la conoscenza del territorio e del suo patrimonio linguistico e storico. Grazie professore. Oggi la città di Tursi riconosce il suo grande impegno conferendole un titolo importante, una cittadinanza onoraria. Come commenta questo importante riconoscimento e traguardo? Con grande emozione, con senso vivissimo dell'onore che mi viene fatto, con la certezza che Tursi ha ancora da vangare un terreno al quale ho dato gran parte della mia vita, cioè lo studio del Mediterraneo, alla luce anche della presenza arabo-berbera nei lidi, nei luoghi, nelle montagne della Basilicata, dove troviamo luoghi, borghi, paesi arricchiti dalla presenza arabo-musulmana, tutta testimonianza di una civiltà altra, diversa da quella greca e latina, sulla quale siamo rimasti ancorati, ma che bisogna inserire nel circuito delle conoscenze della nostra giovane nuova generazione che si affaccia alla storia, dando messaggi di amicizia, di dialogo, di volontà di conoscere l'altro. Tursi può essere un caposaldo di questa ricerca, quindi io mi aspetto che Tursi continui a credere nella sua identità arabo-islamica, per la parte che la riguarda naturalmente, e porti luce su un frammento di storia che ancora aspetta di essere conosciuta e affermata. E secondo lei Tursi ha buone possibilità di entrare a far parte della lista ufficiale UNESCO con la sua Rabatana? Penso proprio di sì. E questa sera possiamo fare proposte idonee a sostenere questa candidatura, perché Tursi ha titoli, meriti e ragioni sufficienti per aspirare a questa onorificenza. Il premio Rabatana si dimostra anche un'occasione per riflettere su questioni di rilevanza sociale, come ad esempio il primo soccorso. Certo, primo soccorso, parliamo di defibrillatori perché purtroppo oggi le malattie cardiovascolari sono in aumento, pertanto è necessario avere una copertura su tutto il territorio e soprattutto, dico soprattutto, dove affluisce tanta gente. Noi abbiamo scelto la Rabatana perché in questi ultimi anni sicuramente c'è stato un incremento di turisti che portano gioia un po' a tutti i cittadini e soprattutto perché diciamo questa amministrazione sta puntando molto sulla Rabatana. È un momento molto bello per la città di Tursi, culturalmente
significativo, perché quando un popolo sa guardare con occhio profondo, ma anche con occhio intelligente la propria storia, vuol dire che questo popolo ha anche un futuro. Ecco, il premio Rabatana guarda al passato, ma guarda al passato per costruire il futuro. È un grande merito quello di saper costruire una storia a partire dalle risorse del territorio. E entriamo subito anche nel vivo della nostra serata, perché sono davvero tantissime le persone autorevoli che saliranno su questo palcoscenico. Il premio Rabatana è davvero un fiore all'occhiello degli eventi tursitani. Una vita dedicata attraverso la pittura alla sua città, Tursi, che oggi le riconosce un grande merito. Il piacere è ricambiato. Si dice a volte cosa fai tu per il tuo comune e cosa fa il tuo comune per te. Questa volta pareggiamo i conti, in sostanza. Io sono innamorato di questo paese. In verità, tempo addietro, una direttrice didattica voleva che noi, io e mia moglie, ci trasferissimo a Carpi, in provincia di Modena. Io dissi a lei, mi mancheranno sicuramente quel cumulo di case smottante dalla Rabatana, mi mancherà forse l'odore del rosmarino, l'odore delle ginestre, mi mancheranno i contrafforti dei ponti che legano i vali all'altro, insomma mancheranno soprattutto i colori del sud. Naturalmente ringrazio tutti gli organizzatori e il sindaco per avermi voluto premiare, essere premiati nel proprio paese, diciamo che è relativamente importante perché non si può dire di no, perché è un'attestazione di merito e poi perché resterà nella memoria. Oggi la sua cittadina Tursi premia i sacrifici messi in campo e con la sua professione quotidianamente per rilanciare anche l'immagine non solo di Tursi ma di tutta la Basilicata. È un premio che davvero ricevo con piacere, ma che condivido non soltanto con tutte le persone di questo paese che mi sostengono con loro affetto, ma anche con la famiglia di Vita in Diretta che mi permette da lunedì al venerdì di andare in onda e di raccontare il nostro meraviglioso territorio. Abbiamo anche avuto modo di entrare con le telecamere qui tra i borghi nelle strade di Tursi e portarli alla ribalta nazionale. Il premio Rabatana è proprio anche un altro modo per promuovere un territorio ricco di storia, di cultura, di tradizioni che forse merita più spazio a livello nazionale. Un premio che io ricevo con grande piacere, anche perché a questa comunità io devo tutto. Il mio carattere, la mia personalità e la mia voglia di fare è dovuta alla comunità che mi ha cresciuto. Se non avessi questa diversità, no, di appartenere a questa comunità, certamente non avrei ottenuto i risultati che ho ottenuto. Il premio Rabatana è per me non un traguardo, ma un nuovo punto di partenza per continuare sulla strada di intraprendere, quindi anche un'impresa all'inizio folle, impossibile, ci davano di pazzi, ma io avevo sempre parlato di una lucida follia che però richiedeva tempo, perseveranza, voglia di voler arrivare alla fatidica rinascita del borgo, che è quel luogo diffuso dove gli interessi non solo del Mediterraneo ma anche mondiali possono venire a vivere queste emozioni, queste autenticità della terra lucana con il concetto dell'ospitalità sacra a noi lucani. Giovane stella del basket nazionale che ha saputo imporsi una realtà importante come Roma. Vista la giovane età e gli ampi margini di crescita, i risultati conseguiti in questi anni possono solo essere un punto di partenza per un futuro più glorioso con la città di Tursi sempre nel cuore. Auguri! Sono molto emozionato di questo premio perché non è da tutti. Mi sono impegnato da quando avevo 5-6 anni a partire da qui da Tursi, mi sono spostato a Matera e poi ho avuto l'opportunità di andare a Roma e lì ho vinto 2 scudetti, tanti tornei internazionali. Voglio ringraziare la città di Tursi, sono molto emozionato di questo premio. È un'emozione viva, vera, anche perché il contatto con la gente è questo, ecco, è entrare proprio a contatto con le persone, con la vita. Ecco. Grazie a tutti, grazie a Tursi per questa opportunità che mi ha regalato.
Oggi la città di Tursi preme il suo impegno professionale, tra l'altro impegno professionale di livello internazionale. Cosa si sente di dire a questa comunità? Ricevere un premio del genere è veramente molto emozionante e per questo ringrazio non solo la cittadinanza di Tursi, ma anche in particolare il primo cittadino che ha permesso questo premio, che è Salvatore Cosma. Sono contento di ricevere questo piacevole e inaspettato premio. Per me è un vero piacere e un onore, perché Tursi in fondo è nel mio cuore. Io sono un tursitano, potrei definirmi doc, nel senso che sono nato qua, purtroppo per necessità di lavoro, di professione, sono costretto a vivere fuori, ma quando posso io Tursi per me è un po' la mia anima. Ricordi il tuo pensiero sempre un po' controcorrente, lontano da me.